È arrivato il grand'angolo! Wow! Ciao amici e bentornati in un nuovo video di Apuani in Amaca. Oggi partiamo da Tre Scogli, Nick, per andare a parlare di un pallone. Il famoso pallone della, del Matanna, vero? comunque, tante sorprese perché è arrivato il grand'angolo. Mentre camminiamo e ci facciamo questo pezzo di asfalto, Nick vi ricorda un po' le cose importanti da fare. Punto 1. Iscriversi al canale. Punto 2, guardare in descrizione perché trovate tante informazioni sul percorso di oggi, compresa la newsletter e i nostri social dove seguirci e trovare altri contenuti. Ma la cosa più importante, la novità più grande, queste bellissime magliette che abbiamo addosso e questi adesivi sono in vendita. Come fare per acquistarle? Ci contattate sui social. Allora, leggevamo qui, affisso sulla porta di questo oratorio, che recentemente un'associazione è riuscita ad ottenere dei fondi dal PNRR con la Regione Toscana per far partire una ristrutturazione di questa struttura, che servirebbe un cofinanziamento di circa 20.000 euro, motivo per cui è stata lanciata una raccolta fondi, come affisso qui dietro le mie spalle, per quindi procedere a questi lavori di ristrutturazione di questo che è un oratorio che è in uno snodo, alla foce di San Rocchino, appunto, da qui partono diversi sentieri, si può raggiungere il Monte Gabberi, l'albergo Alto Matanna, la foce del pallone dove siamo diretti noi oggi, e quindi niente, ci sembrava carino farvi sapere questa iniziativa. Andiamo verso il paesaggio, passando per questo stradello. Ma il paesaggio, il paesaggio. Ma andiamo a mangiare? Andiamo a mangiare. Ok. L'abbiamo detto, dai, dobbiamo dirlo. Nick, che bomba questi campi qua. Sì, però oggi che non abbiamo cibo con noi, perché dobbiamo passare di fronte a queste cose? È vero, però, cioè, bellissimo. Allora, noi lo diciamo, agriturismo e il paesaggio. Se ci stai ascoltando, che ci vuoi invitare per un pranzetto, Apuani in Amaca, cercaci su Instagram, noi noi veniamo. È successo, finalmente è successo. Facciamogli capire di cosa stiamo parlando, perché forse non hanno ancora capito dove siamo. La foce di Grattaculo! Non ne sono certissimo, però ringraziamo l'Eretico Selvatico, con cui abbiamo collaborato, vi lasciamo il video nella i qui sopra di me, che ci ha spiegato che questa foce si chiama così perché, non so se ci sono ancora, comunque c'erano delle piante, della specie di erbe che erano alte e che provocavano prurito. Prima chiacchierando abbiamo perso la deviazione e comunque niente, tra un pochino c'è una deviazione sulla destra che ci porterà a Grotta all'Onda, dove vi spiegheremo la storia del pallone aerostatico. Nick, che bomba! Cioè, non ti buttare di sotto, però che bomba! Guarda. È venuta fuori una bella giornata. Guardala che roba. Wow! Guarda, c'è una cascata là. Quanto è imponente questa cavità. È gigante. Guardate qua. Wow. Siamo finalmente arrivati al momento in cui vi spieghiamo quello che siamo venuti a vedere oggi. Allora, questa è una storia particolare. È una storia che è durata pochissimo sulle Alpi Apuane ed è la storia di un pallone aerostatico che fungeva da una sorta di funivia, di funicolare che collegava Grotta all'Onda con quella che oggi è chiamata Foce del Pallone e che una volta invece era chiamato Colle della Prata. L'idea nacque a un imprenditore qui della zona che era proprietario, tra le altre cose, di quello che è l'albergo Alto Matanna, che esiste ancora oggi, si chiamava Alemanno Barzi,
e insieme al figlio Daniele aveva questo sogno di rilanciare il turismo delle Apuane collegandolo con le spiagge della Versilia e di Camaiore. A lui venne questa idea di questo pallone aerostatico che da appunto Grotta all'Onda potesse collegare turisti al suo albergo, all'albergo Alto Matanna. E nel 1910 venne fondata una società anonima, venne creato un hangar in legno qua a Grotta all'Onda, alla stazione di partenza. Il volo inaugurale di questo pallone avvenne il 28 agosto del 1910, suscitando un clamore nazionale, tanto che la Domenica del Corriere riprese la notizia di questo pallone che con la sua spinta ascensionale faceva scorrere una navicella di vimini su un filo d'acciaio che era sistemato appunto da Grotta all'Onda a Colle della Prata. Che bella, questa è Grotta all'Onda, Nick. È bella grossetta, tra l'altro dovrebbe continuare poi. Che lo studio si fosse fermato tipo qua, però non so a livello speleologico se comunque qui ci abitava della gente. Tipo. Ecco, magari se qualcuno è geologo che ci vuole. Geologo, speleologo semmai. Anche geologo. Ah, no? Tutte e due. Geleologio. GLS. GLS. Ma c'è un forno, cos'è? Come c'è un forno. Ma lo sto, guarda! No! È un forno! Non ci credo! Ma c'è il forno! Non ci credo! Ma che spettacolo! Bello. Grotta all'Onda è una grotta che è stata abitata dall'uomo fin dai tempi del Paleolitico, quindi ci troviamo di fronte a un luogo che ha dato vita a tante storie delle Alpi Apuane. È un'ampia cavità di circa 40 metri, lunga 60 e alta 3. Le esplorazioni sono iniziate intorno al 1867, quindi quando ci fu poi il boom di esplorazioni sulle Alpi Apuane. All'interno di Grotta all'Onda, pensate, sono state ritrovate anche dei resti umani, risalenti probabilmente al Paleolitico, di un uomo, una donna e una bambina. Quindi ci possiamo immaginare una piccola famiglia che abitava qui la zona di Grotta all'Onda e che poi nei mesi estivi si spostava anche all'esterno nelle classiche palafitte che si potevano trovare nei luoghi qui delle Alpi Apuane. Stiamo camminando verso Foce del Termine. Abbiamo un attimo messo i microfoni in tasca perché piove e siamo bagnati, sudati, piove, vabbè, insomma, simpatica così. Però posto veramente spettacolare. Siamo passati dal bosco a questa vallata bellissima, veramente. Tra poco dovremo essere a Foce del Termine. Feeling my age a little more this year. Sei Nick? La vedi la foce? È qui, è qui. Siamo convinti di fare un'escursione in mattinata. E invece è stata più lunga di quanto pensassimo. Arrivati alla Foce del Termine, o del Crocione, ci siamo presi qualche minuto per riposare e per godere dello splendido panorama che ci circondava. Facciamo ancora fatica ad immaginare un enorme pallone di seta gialla, alto in fase di volo più di 20 metri, che riuscisse a trasportare le persone da Grotta all'Onda per oltre 300 metri di dislivello. Ad immaginarselo sembra una cosa uscita direttamente dai romanzi di Jules Verne, ma nonostante la breve vita, il pallone del Matanna è esistito veramente. E dal 21 agosto 1910 al febbraio 1911 ha trasportato i turisti che dalla stazione di Viareggio venivano condotti in auto fino a Candalla, da dove, a Dorsia di Mulo o a Portantina, venivano condotti a Grotta all'Onda per imbarcarsi su Rosetta, il nome dato al pallone in onore della moglie di Barzi. Arrivati a destinazione, una carrozza li avrebbe portati fino all'Alto Matanna, il tutto in un'ora. Questo viaggio fu intrapreso, fra gli altri, anche da Alberto I re del Belgio, dalla figlia del re di Spagna e altre figure importanti dell'epoca. La struttura venne distrutta da un uragano nel febbraio 1911 e mai più ricostruita, lasciandoci oggi solo delle cartoline che si possono trovare in vendita su eBay con prezzi a 4 cifre. Pensate che storie. Wow.
su Matanna non possono mai mancare le cacche, no, i cavalli. Qua, il mio amico solfato. Chissà se fa il nitrito di solfato. Nitrito di solfato. Siamo quasi arrivati alla fine di questa escursione, quindi anche il video di oggi può considerarsi concluso, direi. L'invito è sempre il solito, cioè quello di iscriversi al canale, attivare il campanaccio delle notifiche per non perdervi quando usciremo con i prossimi video, guardare in descrizione perché troverete tanti link utili ai nostri social e alla newsletter, dove potrete trovare il resoconto escursionistico con tempistiche, foto e consigli utili su questa escursione che abbiamo portato oggi. Vi ricordiamo inoltre le magliette, se volete acquistarle contattateci. È un grosso supporto per noi, certo. Oggettivamente è un grosso supporto. Per il canale e per i progetti che abbiamo in futuro. Sì. E commentate nulla se vi è piaciuto questo video, se volete delle informazioni, sapete qualcosa in più su questo pallone. Esatto. E nulla, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.